Buongiorno a tutti. Vi siete mai chiesti perché Ernest Hemingway intitolò questo volume, questo libro, Per chi suona la campana? Il vero segreto del titolo sta nel fatto che lui si ispirò a un celebre sermone di un poeta religioso inglese del 1600, l'inglese John Donne. Lui scriveva poemi di carattere religioso, dei sonetti. In particolare John Donne dedicò un suo sermone e lo intitolò Nessun uomo è un'isola. Ed è proprio da quello stralcio che Ernest Hemingway poté estrarre l'epigrafe di questo romanzo. E così non mandare mai a chiedere per chi suona la campana. Essa suona per te. Così nacque Per chi suona la campana, il titolo di Ernest Hemingway.